Ciao a tutti belli e brutti, benvenuti o ben ritrovati nel mio canale. Oggi un nuovo video profumoso. Oggi parliamo dei profumi per San Valentino, sì, proprio i profumi per San Valentino, per il giorno dell'amore. E quindi vi ho preparato un po' di profumi che secondo me sono super adatti a questa giornata dell'amore. Il primo profumo, secondo me adatto, è Angel Muse di Mugler. Questo è un regalo della mia amica Mary, un regalo che mi ha fatto per Natale, che io saluto, ringrazio, mando un grosso bacio, un bacio grande grande. E questo è il profumo, eccolo qui, un profumo che a me piace tanto. Perché per San Valentino? Perché dedicarlo alla giornata di San Valentino? Questo è un profumo con delle note di cioccolato, ma è anche un profumo che all'interno ha delle note di patchouli, che su di me vengono molto fuori. Quindi quando parliamo di San Valentino parliamo anche di cioccolato, perché spesso per San Valentino si regala del cioccolato. Quindi quale profumo può essere più adatto di Angel Muse? Come sapete, il classico Angel a me non fa impazzire, non mi piace particolarmente perché mi fa proprio stare male fisicamente. Questo invece a me è piaciuto tanto. È vero che è un profumo che c'è da diverso tempo, un profumo che volevo da un bel po' e che per fortuna, grazie alla mia amica Mary, ho. All'interno comunque ci sono delle note di cioccolato, di nocciola, come vi dicevo, del patchouli, quindi è intenso. È anche un profumo a mio avviso terroso, perché io proprio ci avverto questa sensazione. Un profumo perché adatto? Come vi dicevo prima, adatto perché comunque spesso a San Valentino si tende a regalare del cioccolato, ma essendo che è un profumo con questa nota balsamica, terrosa, intensa, un profumo che lo sentite molto molto persistente, almeno su di me ha una buonissima persistenza, che è dolce ma allo stesso tempo non dolcissimo. La nota di nocciola, la nota di cioccolato si fanno sentire, un vento pazzesco sotto ragazzi, ma è così, si fanno sentire, ma riescono ad essere ben stemperati da tutte le altre note. Quindi non vi aspettate un profumo troppo dolce, un profumo sdolcinato, un profumo per intenderci super cioccolatoso. Secondo me no, è un profumo che ha anche delle note di cioccolato e di nocciola, ma che non è solo quello. È intenso, ha questa nota di patchouli, quindi può essere in una serata di coppia, in una serata a due, ogni tanto viene fuori anche questa nota dolce, ma viene fuori anche la nota intensa, quindi un po' strong, delle note balsamiche, delle note terrose e di patchouli. Poi un altro profumo secondo me super adatto per San Valentino, sempre parlando di dolcezza, è la Lao, e la Lao di Zero Molecole. Sempre parlando di un profumo latteo, di un profumo dolce. Se non cercate un profumo troppo strong, quindi troppo intenso, che si fa sentire magari, che può disturbare, no? Ci sono delle persone che non amano particolarmente i profumi molto intensi. Mentre Mugler, quindi Angel Muse, è più intenso perché, ripeto, si fa sentire con queste sue note, la Lao si fa sentire molto più dolce, un profumo latteo sicuramente, un profumo che all'interno anche delle note salate, rimane sicuramente più delicato. Se non volete avere dei profumi molto intensi, ma volete risultare, ecco, dolci, dolciose, proprio in visione di questo giorno così romantico, così dolce, a mio avviso la Lao potrebbe essere la scelta giusta. Note di latte, note di latte caldo, quindi un profumo accomodante, un profumo che sa di buono, che vi renderà sicuramente tenere, molto tenere,
dipende, ecco, che tipo di serata intendete, che tipo di serata volete fare. Io ci avverto anche una nota burrosa, perché è un profumo molto burroso, quindi dolce, romantico, da abbraccio. In questo profumo io ci avverto anche una nota salata, anche se non viene menzionata, ma io ce l'avverto. E potrebbe essere veramente la scelta, se non magari il vostro compagno non è una persona che ama i profumi molto forti, oppure volete essere voi protagoniste di quella sera e lasciare comunque la dolcezza di un profumo, la nota quindi dolce ma non troppo invadente, più romantica sicuramente e più tenera, più che romantico, perché questo non è un profumo, è un profumo tenero, veramente un profumo molto tenero, che ci riporta forse anche a un po' all'infanzia, al latte caldo col miele, a una nota burrosa di biscotti. È buono, questo profumo è buono, perché sa proprio di buono. Se volete profumare di buono, dovete indossare la Lao. Se cercate per la serata di San Valentino, io voglio profumare di buono, ma non voglio un profumo dolcissimo, non voglio un profumo alla vaniglia, però voglio un profumo molto tenero, sicuramente la Lao di Zero Molecole. Poi un profumo di cui vi ho già parlato, vi ho fatto un video dedicato, ed è l'Interdit, questo rouge. Come vi ho detto, il profumo della passione e della passionalità. Se non avete visto quel video, ve lo lascio su nelle schede. Questo è un profumo sicuramente che spacca. Perché? Perché all'interno c'ha note di fiori bianchi, note di tuberosa, un profumo balsamico, terroso, audace, sensuale, intenso. Quindi se volete passare, se non volete passare inosservate, potete tranquillamente utilizzare lui. Note di fiori bianchi predominanti, note di tuberose predominanti, note balsamiche, apertura di zenzero. Rosso come la passione, rosso come San Valentino, un rosso di sensualità, di audacia, di intensità, perché questo è un profumo con una buonissima persistenza, un buon sillage, quindi proiezione intensissima, mentre qui la proiezione è un po' più bassa, perché è un profumo che rimane più delicato, più dolce. Qui no. Qui è un profumo che si sente, si fa sentire, lo avvertite nell'aria, lo avverte chi vi è accanto. Se avete questo, siete un po' esplosive, volete essere un po' esplosive per la serata di San Valentino, sicuramente questo è il profumo che fa per voi. Io vado molto a giorni. Sapete che una delle mie note preferite è la nota di tuberosa, ma amo tantissimo anche le note dolci, le note di vaniglia e quindi i profumi gourmand. Quando c'è una serata particolare tendo spesso poi ad utilizzare questi profumi molto più persistenti, che arrivano prima il profumo e poi arrivo io. Però devo dire che ci sono dei giorni o delle serate che preferisco sicuramente profumi più dolci, ma proprio che mi coccolino, perché questo comunque è un profumo che vi rende tenere, veramente molto tenere. Dipende, ecco, dal giorno, dalla sera e da quello che si vuole indossare e magari da chi abbiamo accanto. Solitamente il profumo io tendo e cerco di indossarlo per me, perché deve piacere a me e non a chi mi sta accanto, tra parentesi. Però ci sono dei giorni in cui magari ci sono delle eccezioni, no? Che oltre a piacere a noi, cerchiamo, come il giorno di San Valentino o in qualsiasi altro giorno, che un profumo possa piacere anche a chi c'è accanto. E se sappiamo che chi c'è accanto non ama i profumi strong, magari andiamo sulla Lao, oppure ama i profumi dolci ma non strong, ma che si fanno sentire. C'è cioccolato, nocciola e nota di patchouli di Mugler. Ma non è finita qui, perché io voglio proporvi anche un altro profumo, che è Delina.
Delina è un profumo molto, a mio avviso, molto, molto, molto romantico. Tanto, tanto, tanto. Un profumo che io preferisco più nella stagione primaverile, primavera-estate. Delina con questi suoi fiori. Delina è un profumo romantico, sbarazzino, femminile, veramente molto, molto, molto romantico, elegante, che a me piace veramente, mi piace veramente tanto. Ci sono dei profumi che con Delina hanno delle similitudini, ma secondo me lui è particolare, unico. Anche se ci sono dei profumi che possono ricordare Delina, alcuni poi tendono ad essere un po' sintetici. Invece Delina, anche se ha un costo importante, però è un profumo che se volete risultare veramente quindi femminili, romantiche, con questa spensierate, Delina secondo me è il profumo adatto. È un profumo bello sempre, veramente bello bello sempre. La nota di rosa c'è, cioè, si sente, sapete che non amo particolarmente la nota di rosa, ma in questo profumo è stupenda, è veramente bella. È uno dei pochi profumi con la nota di rosa che io riesco a portare, perché mi piace, perché mi fa sentire veramente bella, femminile, elegante, romantica, gioviale, allegra, luminosa, perché questo profumo è un profumo sbarazzino, un profumo allegro, che vi trasmetterà proprio questa semplicità. Anche se è un profumo che si sente, questo non è un profumo che ha veramente un'ottima, ottima, ottima persistenza. Un profumo che una volta che l'avete indossato lo tenete per tutto il giorno, veramente per tutto il giorno. E è di quei profumi che ho una travel, ma che ho sempre detto voglio prendere la full size. E questo è un profumo dalla chiave. Allora, io mi immagino una donna bucolica, una ragazza con, non so perché, questi capelli rame, mi dà proprio quest'idea. Non so se avete visto La casa delle magnolie, la stagione delle magnolie su Netflix. C'è questa, una delle protagoniste, che ha questi capelli rame e questo viso comunque molto chiaro, un make-up sempre molto che è un gloss, quindi molto luminoso, molto elegante, con questi vestiti floreali che svolazzano. Io mi immagino una donna elegante così, bella, fine, raffinata, che va questa serata di San Valentino. Quindi una serata di San Valentino più all'insegna del romanticismo, della semplicità, magari ecco con questo suo vestito leggero. Mi immagino ecco una donna con un vestito leggero, svolazzante, che è seduta di fronte al proprio compagno, al proprio fidanzato, alla propria compagna. Si trasmettono questa leggerezza reciproca e proprio questa nota floreale che vi viene al naso. Un profumo che ha anche una nota dolce, che è il lici, quindi questo il lici tende comunque sempre ad essere un frutto tropicale, quindi tropicaleggiante, un frutto che comunque è passionale. Quindi all'interno questo profumo ha anche una nota passionale, che è il lici, e quindi questa nota fruttata, romantica, ma anche una chiave passionale da mordere, perché il lici è molto dolce, quindi si tende comunque a volerlo mordere. E a me piace un sacco, veramente mi piace tanto. E nulla, questi sono i profumi di cui vi volevo parlare, che secondo me sono adatti alla serata di San Valentino. Ogni anno cerco di proporvi dei profumi per San Valentino, magari vi lascio anche quelli degli anni scorsi, video degli anni scorsi, fatemi sapere, proponetemi dei video, ciao, dei profumi per San Valentino, quanto è buono. Mamma mia, io in primavera estate lo amo questo profumo, mi dà proprio l'idea di spensieratezza, di romanticismo e allo stesso tempo di mangiare un lici. E noi
nulla, se il video vi è piaciuto spolliciate in su, condividete i miei video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, ditemi quali profumi volete indossare per San Valentino, quali profumi avete da proporvi per San Valentino. Io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio, ciao!